Cari fratelli e sorelle, da quando la Chiesa di Dio è stata convocata in Sinodo nell'ottobre del 21, abbiamo percorso assieme una parte del cammino al quale Dio Padre chiama da sempre il suo popolo, inviandolo tra tutte le gente a portare il lieto annunzio che Gesù Cristo è la nostra pace e confermandolo nella missione col Santo Spirito. Questa assemblea guidata dallo Spirito Santo, che piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato, dovrà offrire il suo contributo perché si realizzi una Chiesa sinodale in missione, che sappia uscire da se stessa e abitare le periferie geografiche ed esistenziali, avendo cura di stabilire legami con tutti in Cristo nostro fratello e Signore. C'è un testo di un autore spirituale del secolo IV che è stato consegnato, che potrebbe riassumere cosa avviene quando lo Spirito Santo è messo nella condizione di operare a partire dal battesimo, che genera tutti in uguale dignità. Le esperienze che descrive ci permettono di riconoscere quanto è avvenuto in questi 3 anni e quanto potrà ancora avvenire. La riflessione di questo autore spirituale ci aiuta a comprendere che lo Spirito Santo è guida sicura e il nostro primo compito è imparare a distinguere la sua voce, perché egli parla in tutti e in tutte le cose. E questo processo sinodale ce ne ha fatto fare esperienza. Lo Spirito Santo ci accompagna sempre, e consolazione nella tristezza e nel pianto, soprattutto quando, proprio per l'amore che nutriamo per l'umanità, di fronte alle cose che non vanno bene, alle ingiustizie che prevalgono, all'ostinazione con cui ci opponiamo a rispondere con il bene di fronte al male, alla fatica di perdonare, all'assenza di coraggio nel cercare la pace, ci siamo pressi dallo sconforto. Ci sembra che non ci sia più niente da fare e ci consegniamo alla disperazione. Così come la speranza è la virtù più umile, ma più forte, la disperazione è il peggio più forte. Lo Spirito Santo asciuga le lacrime e consola, perché comunica la speranza di Dio. Dio non si stanca perché il suo amore non si stanca. Lo Spirito Santo penetra in quella parte di noi che spesso è tanto simile alle aule dei tribunali, dove mettiamo gli imputati alla sbarra e formuliamo i nostri giudizi, per lo più di condanna. Proprio questo autore, nella sua omilia, che ho consegnato, ci dice che lo Spirito Santo accende un fuoco, il fuoco di tanta gioia e amore che, se fosse possibile, lascerebbe nel cuore tutti, buoni e cattivi, senza distinzione alcuna. Questo perché Dio accoglie tutti sempre. Non dimentichiamo, tutti, tutti, tutti e sempre. E a tutti offre nuove possibilità di vita, fino all'ultimo momento. È per questo che noi dobbiamo perdonare tutti, e sempre consapevoli che la disposizione a perdonare nasce dall'esperienza di essere stati perdonati. Soltanto uno può non perdonare quello che non è stato perdonato. Ieri, durante la veglia penitenziale, abbiamo fatto questa esperienza. Abbiamo chiesto perdono, abbiamo riconosciuto di essere peccatori, abbiamo messo da parte l'orgoglio, ci siamo distaccati dalla presunzione di sentirci migliori degli altri. Siamo diventati più umili?
Anche l'umiltà è dono dello Spirito Santo, dobbiamo chiederlo. L'umiltà, come dice l'etimologia della parola, si restituisce alla terra, all'humus, e ci ricorda l'origine, dove senza il soffio del Creatore saremmo rimasti fango senza vita. L'umiltà ci permette di guardare il mondo riconoscendo di non essere meglio degli altri. Come dice San Paolo, non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. E non si può essere umili senza amore. I cristiani dovrebbero essere come quelle donne descritte da Dante Alighieri in un sonetto, donne che hanno il dolore nel cuore per la perdita del padre della loro amica Beatrice. Voi che portate la sembianza umile con gli occhi bassi mostrando dolore. Questa è l'umiltà solidale e compassionevole di chi si sente fratello e sorella tutti, patendo lo stesso dolore e riconoscendo nelle ferite e nelle piaghe di ognuno le ferite e le piaghe di nostro Signore. Vi invito a meditare in preghiera su questo bel testo spirituale, stato consegnato a tutti nelle varie lingue, no? E a riconoscere che la Chiesa, sempre riformanda, non può camminare e rinnovarsi senza lo Spirito Santo, e le sue sorprese, senza lasciarsi modellare dalla mano di Dio Creatore, il Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo, come ci insegna Sant'Ireneo di Lione. Infatti, da quando in principio Dio trasse dalla terra l'uomo e la donna, da quando Dio chiamò Abramo a essere benedizione per tutti i popoli della terra e chiamò Mosè a condurre attraverso il deserto un popolo liberato dalla schiavitù, da quando la Vergine Maria accolse la parola che la rese madre del Figlio di Dio secondo la carne e madre di ogni discepolo e di ogni discepola del suo Figlio, da quando il Signore Gesù, crocifisso e risorto, effusse il suo Santo Spirito nella Pentecoste, da allora siamo in cammino come dei misericordiati verso il pieno, definitivo compimento dell'amore di Dio. E non dimentichiamo quella parola, siamo misericordiati. Conosciamo la bellezza e la fatica del cammino, lo percorriamo assieme, come popolo che, anche in questo tempo, è segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Lo percorriamo con e per ogni uomo e ogni donna di buona volontà, in ciascuno di quali lavora invisibilmente la grazia. Lo percorriamo convinti dell'essenza relazionale della Chiesa, vigilando affinché le relazioni che ci sono donate, che sono affidate alla nostra responsabilità e alla nostra creatività, siano sempre manifestazione della gratuità e della misericordia. Un sedicente cristiano che non entra nella gratuità e la misericordia di Dio è semplicemente un ateo travestito di cristiano. La misericordia di Dio ci fa affidabili e responsabili. Sorelle e fratelli, percorriamo questo cammino sapendo di essere chiamati a riflettere la luce del nostro sole, che è Cristo, come pallida luna che assume fedelmente e gioiosamente la missione di essere per il mondo sacramento di quella luce che non brilla da noi stessi. La 16ª Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, giunta ora alla seconda sessione, sta rappresentando in modo originale questo camminare insieme del popolo di Dio. L'ispirazione colta dal Papa San Paolo VI, quando nel 65 ha istituito il Sinodo dei Vescovi, si è rivelata assai feconda. Nei 60 anni da allora trascorsi abbiamo imparato a riconoscere il Sinodo dei Vescovi
un soggetto plurale e sinfonico, capace di sostenere il cammino e la missione della Chiesa Cattolica, aiutando in modo efficace il Vescovo di Roma nel suo servizio alla comunione di tutta la Chiesa e della Chiesa tutta. San Paolo VI era ben consapevole che questo sinodo, come ogni istituzione umana, col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato. La Costituzione Apostolica Episcopalis Communio ha inteso far tesoro delle esperienze delle diverse assemblee sinodali, ordinarie, straordinarie, speciali, configurando in modo esplicito l'assemblea sinodale come processo e non solo come evento. Il processo sinodale è anche un processo di apprendimento, nel corso del quale la Chiesa impara a conoscere meglio se stessa e a individuare le forme di azioni pastorali più adeguate alla missione che il suo Signore le affida. Questo processo di apprendimento coinvolge anche le forme di esercizio del ministero dei pastori, in particolare dei vescovi. Quando ho deciso di convocare come membri a pieno titolo di questa 16ª assemblea anche un numero significativo di laici e consacrati, uomini e donne, diaconi e presbiteri, sviluppando quanto già in parte previsto per le precedenti assemblee, l'ho fatto in coerenza con la comprensione dell'esercizio del ministerio episcopale espressa dal Concilio Vaticano II. Il vescovo, principio e fondamento visibile dell'unità della Chiesa particolare, non può vivere il proprio servizio se non nel popolo di Dio, con il popolo di Dio, precedendo, stando in mezzo e seguendo la porzione del popolo di Dio che gli è stata affidata. Questa comprensione inclusiva del ministero episcopale chiede di essere manifestata e resa riconoscibile, evitando due pericoli. Il primo, l'astrattezza che dimentica la concretezza fertile dei luoghi e delle relazioni e il valore di ogni persona. Il secondo pericolo è quello di spezzare la comunione contrapponendo gerarchia a fedeli laici. Non si tratta certo di sostituire una con gli altri, esercitati dal grido. Adesso tocca a noi. No, questo non va. Adesso tocca a noi laici, adesso tocca a noi preti. No, non va quello. Ci è chiesto invece di esercitarci insieme in un'arte sinfonica, in una composizione che tutti accomuna nel servizio alla misericordia di Dio, secondo i differenti ministeri e carismi che il Vescovo ha il compito di riconoscere e promuovere. Camminare insieme, tutti, è un processo nel quale la Chiesa docile all'azione dello Spirito Santo, sensibile nell'intercettare i segni dei tempi, si rinnova continuamente e perfeziona la sua sacramentalità per essere testimone credibile della missione a cui è chiamata, per radunare tutti i popoli della terra nell'unico popolo atteso alla fine, quando Dio stesso ci farà sedere al banchetto da Lui preparato. La composizione di questa 16ª assemblea è quindi più che un fatto contingente. Essa esprime una modalità di esercizio del ministero episcopale coerente con la tradizione viva delle chiese e con l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Mai il Vescovo, come io un alto cristiano, può pensarsi senza l'altro. Come nessuno si salva da solo, l'annuncio della salvezza ha bisogno di tutti e che tutti siano ascoltati. La presenza all'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, dei membri che non sono vescovi, non fa venir meno la dimensione episcopale dell'Assemblea. E questo lo dico per qualche tempesta di chiacchierie che sono andato da una parte all'altra.
meno ancora pone qualche limite o deroga l'autorità propria del singolo vescovo e del collegio episcopale. Essa piuttosto segnala la forma che è chiamato ad assumere l'esercizio dell'autorità episcopale in una Chiesa consapevole di essere costitutivamente relazionale e per questo sinodale. La relazione con Cristo e tra tutti in Cristo, quelli che ci sono e quelli che ancora non ci sono, ma che sono attesi dal Padre, realizza la sostanza e modella in ogni tempo la forma della Chiesa, la formalitas. Si devono individuare in tempi adeguati diverse forme di esercizio collegiale e sinodale del ministero episcopale, nelle chiese particolari, nei ragionamenti di chiese, nella chiesa tutta, sempre rispettando il deposito della fede e la tradizione viva, sempre rispondendo a quello che lo Spirito chiese alla Chiesa in questo tempo particolare e nei diversi contesti in cui esse vivono. E non dimentichiamo che lo Spirito è l'armonia. Pensiamo a quella mattina di Pentecoste, era un disordine tremendo, ma lui faceva l'armonia in quel disordine. Non dimentichiamo che lui è proprio l'armonia, non è un'armonia sofisticata o intellettuale, è tutto, è un'armonia esistenziale. È lo Spirito Santo a far sì che la Chiesa sia perennemente fedele, fedele al mandato del Signore Gesù e perennemente in ascolto della Sua parola. Lo Spirito guida i discepoli alla verità tutta intera. Sta guidando anche noi, radunati nello Spirito Santo, in questa assemblea, per dare una risposta dopo 3 anni di cammino alla domanda come essere Chiesa sinodale missionaria. Io aggiungerei misericordiosa anche. Con il cuore pieno di speranza, di gratitudine, consapevole del completo impegnativo che vi è stato affidato e che ci è affidato, auguro a tutti ad aprirsi con disponibilità all'azione dello Spirito Santo, nostra guida sicura, nostra consolazione. Grazie.